Bene, noi ci occupiamo di polveri di guerra e di morti sospette ad esse legate, morti avvenute negli ultimi 30 anni di centinaia di casi di tumore di bambini nati malformati in un periodo di tempo, in un lasso di tempo che va a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90. E non stiamo parlando di un film dell'orrore, è una storia che viene dalla Sardegna, dalla parte sudorientale dell'isola, nella provincia dell'Ogliastra, dove c'è il poligono militare che state vedendo, che è il più grande poligono militare d'Europa, dove vengono sperimentate armi provenienti da tutto il mondo. Ecco, siamo stati con Giovanna Massimetti a Perdas de Fogo, che è praticamente il piccolo comune che ospita il poligono che avete appena visto. Tanti sono i casi di malattie sospette. Abbiamo raccolto una testimonianza di un ex militare che ha lavorato nel poligono per 20 anni, ha già perso la moglie e ora è malato anche lui. Vediamo. Sono arruolato nel 1969, ho preso la specializzazione come elettricista in impianti. La mia prima destinazione come servizio è stato il quinto deposito centrale AM di Novara, dove ho trascorso quasi 13 anni della mia vita. In quel di Novara ho conosciuto quella che poi nel tempo è diventata mia moglie. Scusate, ma a settembre dell'82 mi sono ritrovato qui in Sardegna, la mia terra natia. Abitavo qui a Perdasa, però nell'89 venne costruito il cosiddetto villaggio azzurro. Da quello che è il poligono a quello che è il villaggio azzurro c'è un tiro di schioppo. A un certo punto mia moglie è cominciata ad accusare dei problemi, fino a che gli è stato riscontrato il tumore al seno. Mi è venuto a mancare. Questo è successo a luglio del 2002. Io mi sono congedato a gennaio del 2002 pensando di poterli stare più vicino possibile. Che alla fine non ho. Cioè, il risultato è inutile. Da 5 anni a questa parte anch'io sono stato, sono, non sono stato, sono affetto da una neoplasia vescicale con tanto di cicli di chemioterapia. E insomma, se poi tutto questo, da come si dice, da come si vede, da come è stata la vita al poligono, ognuno tragga le sue conseguenze. L'attività del poligono, lo dice la sigla, centro sperimentale. Non solo le armi italiane vengono testate al poligono, ma ricordo di aver visto inglesi, americani, tedeschi, cinesi. Io ho conosciuto dei colleghi e dei padri di famiglia che oggi non ci sono più. E se questi sono venuti a mancare, perché qualcuno si doveva far grande, o si doveva riempire le tasche di qualcosa che non ho, che non gli competeva fare. Io da militare subalterno cosa ne potevo sapere? Se poi effettivamente chi stava al comando o chi aveva un interesse, ma l'interesse non penso che fosse solo del poligono, ma in questo caso di tutta la forza armata. E per tutte le forze armate si intende lo Stato. Questa testimonianza drammatica raccolta dalla nostra Giovanna Massimetti fa un po' il punto della situazione. Non è la sola, ci sono tante altre storie come quelle raccontate da questa persona che per proteggere sé e la sua famiglia resta anonima. Noi abbiamo in collegamento con noi da Cagliari Paolo Vacca che ha lavorato per conto dell'ANSA, che è la più grande agenzia di stampa italiana. Per anni e per anni ha seguito da vicino la storia di queste strane malattie, di queste polveri ancora più strane. Paolo, tutto questo che abbiamo visto e che abbiamo sentito è finito in una inchiesta raccolta dal procuratore di Lanusei, il procuratore Domenico Fiordalisi, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 20 persone. Come si sta sviluppando l'inchiesta? Ricordiamo che il 12 dicembre prossimo, cioè tra poco più di 2 settimane, si riaprirà il Finirà. processo.
Il 12 dicembre prossimo il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lanusei deciderà sulle richieste di rinvio a giudizio presentate dal procuratore Domenico Fiordalisi. L'inchiesta è nata nel gennaio del 2011, dopo che già dagli anni 80 erano emerse sugli organi di stampa e anche per l'attività di organismi che si occupano di protezione dell'ambiente o organismi pacifisti come Gettiamo le Basi, le notizie su questi fenomeni di nascite di bambini malformati, di animali malformati e sulla concentrazione in centri vicini al poligono del Salto di Quirra, vicini alla cittadina di Villapuzzu, di casi abnormi di linfomi maligni. Su queste cose si è lavorato, ma la svolta è avvenuta solo quando il procuratore di Lanusei, a partire dal gennaio del 2011, ha cominciato gli accertamenti all'interno del poligono. E quindi pensando ad una relazione tra malattia appunto e poligono, chi sono i responsabili in tutto ciò e da quali accuse si devono difendere? Questa e poi? Allora, responsabili non ce ne sono ancora, ci sono delle persone che secondo il procuratore avrebbero compiuto dei reati di omissione, c'è la contestazione di falso ideologico e addirittura quella di ostacolo all'attività di difesa da un disastro ambientale. Naturalmente poi sarà il giudice, saranno i successivi gradi del giudizio a dover stabilire se l'assunto dell'accusa è corretto o meno, però per la prima volta vi dicevo, con delle analisi mirate. Voi avete probabilmente già sentito questa frase: non si può andare a caccia di farfalle con un cannone. E questo caso era quello che capitava prima. Precedenti esami, precedenti rilievi sul territorio erano stati fatti con delle metodiche che dal magistrato sono state giudicate inadatte. Poi abbiamo anche il fisico nucleare che ha provato approfondiremo questo aspetto. Io intanto però vorrei chiedere a Gianluigi Magri, che abbiamo il piacere di ospitare, che è sottosegretario della difesa, a cui diamo il benvenuto, se voi siete stati colti di contrappasso da questa notizia. Come abbiamo sentito da quella drammatica testimonianza, in quel poligono venivano sperimentate armi nuove da nazioni che non erano la nostra, addirittura dai cinesi, secondo le parole di quell'anonimo addetto al poligono. A lei risulta? Allora, prima di tutto bisogna fare una differenziazione fra chi ha utilizzato il poligono per esercitazioni, e in questo caso ci sono stati cinesi, americani, svedesi, tedeschi, tutto quello che volete, tutto controllato, verificato e registrato. Un altro conto è quando un'azienda, di solito sono aziende italiane, intende sperimentare un vettore, anche lì c'è comunque una netta dichiarazione e controllo su quelle che sono le procedure di utilizzazione e di smaltimento. Se mi permette una piccola parentesi, se noi parliamo di persone affette in generale, qui o in altre parti, da tumori, abbiamo allora per la carità, testimonianza, sì, ma lei lo sa che il ministro della Salute 3 giorni fa in audizione al Senato ha presentato i dati di mortalità intorno al poligono e nelle zone più laterali del poligono, da cui risultano i dati inferiori alla media regionale, e l'unico dato che è aumentato di mortalità per quanto riguarda le persone nei comuni all'interno del poligono e al di fuori del poligono è quello di malattie dell'apparato digerente non neoplastiche. Questo non vuol dire che si debba abbassare la guardia, non si deve verificare, perché se lei poi mi lascia un attimo, le spiego anche che cosa in un anno abbiamo fatto, perché per esempio fino a pochi mesi fa
non esistevano limiti di inquinanti nei poligoni militari come è in quasi tutto il mondo. Abbiamo fatto un provvedimento agganciato al famoso provvedimento della crescita con cui abbiamo fatto un parallelismo concreto fra i limiti che devono esserci nei poligoni e i limiti che devono esserci nel resto del paese. Seconda cosa, avevamo messo in un provvedimento di legge nazionale un finanziamento per le cosiddette bonifiche da metallo e così via, e non è passato, è stato bocciato. Il signor Ministro ha predisposto dalle spese ordinarie del Ministero lo stralcio di 25 milioni di euro l'anno per 3 anni per iniziare queste attività di bonifica. Negli anni ci sono state comunque numerose interrogazioni parlamentari e la difesa ha sempre negato i rischi. Vi siete sorpresi per come stanno andando le indagini ultimamente? Ma guardi, la cosa strana è questa, che noi dovremmo rispondere di cose che negli altri paesi non esistono. Allora, il problema qual è? Il problema è: c'è una persona ammalata, ha bisogno di assistenza, dobbiamo fare il massimo per aiutarla. Ma, fra l'altro, il problema di trovare un nesso di causalità fra la patologia osservata e la situazione non dipende da noi, ma dipende dalla famosa commissione di verifica a cui noi ci dobbiamo attenere, fra l'altro. Assolutamente. Però sa, lei mi perdonerà, io sono sicuro che le persone che hanno fatto questi accertamenti e queste verifiche di cui lei riferiva sono persone correttissime e hanno fatto il loro lavoro al meglio. Sono i registri di mortalità delle aree di Cagliari. E non voglio mettere in dubbio questo, però quello che accade all'Ilva in queste ore ci riempie un po' il cuore d'ansia e di, come dire, di angoscia e di qualche sospetto. Ma lei hanno ragione, toccato però le carte. Sembrava che, e invece poi, non so se mi spiego, voglio dire, sono persone correttissime quelle a cui lei fa riferimento. Io le faccio una domanda banale. Si è tanto parlato dell'utilizzo di determinate armi in Bosnia, in Kosovo e così via. Ecco, lei allora si spiega... L'uranio è impoverito. Ecco, lei si spiega perché in quelle popolazioni è appena stato pubblicato su una rivista medica croata e dato sulla Bosnia, non c'è un aumento dei supposti tumori motivati? Perché quando si parla di patologia esistono due tipi di azione, due tipi di meccanismi che devono essere studiati: quello deterministico e quello stocastico. Quello deterministico è il fatto che ci sia una sostanza provoca una malattia ed è praticamente un fatto certo. Lo stocastico è probabilistico. E quindi di questo stiamo parlando, ma ripeto, non lo decidiamo noi, allora, e noi vogliamo sottosegretario, rimanga qua, intanto noi riprendiamo questo argomento dopo il TG, con noi c'è anche Evandro Lodi Rizzini, che è un fisico nucleare, che praticamente ha riesumato 18 cadaveri, e vediamo che cosa è emerso da questo studio subito dopo il TG1. Bene. A tra poco, rimanete con noi. Allora, bentornati. Nell'ambito dell'inchiesta del procuratore di Lanusei, Domenico Fiordalisi, c'è stata anche la riesumazione, come diceva prima Elisa, di 18 cadaveri di persone che hanno vissuto nell'area del poligono e che sono morte di tumore. Ad analizzare le salme è stato il fisico nucleare Evandro Lodi Rizzini, che è qui con noi ed è membro dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del CERN di Ginevra. Che cosa avete riscontrato in questi corpi di anomalo? Allora, bisogna precisare che io... Certo, lei non fa l'anatomopatologo. Non faccio l'anatomopatologo, e che è il collega Marco Grandi, medico legale, che ha provveduto a procurarmi i campioni che il procuratore della Repubblica, dopo i primi esami di un marinaio che è morto poveretto nel febbraio del 2011 e di due altri poveri deceduti a seguito di esplosioni al fosforo bianco, con il quale avevamo visto se era la via giusta per avere informazioni, a seguito di tutto quanto stava emergendo, e cioè che per certo nel poligono erano stati utilizzati missili Milan con presenza di torio disperso a seguito... Con presenza di? Torio. Che cos'è? Il torio è, come certificato da tutte le agenzie, il più pericoloso nuclide, il più pericoloso radionuclide.
10 volte più pericoloso dell'uranio perché ha tutta una catena. Quando si inala il torio significa che nell'arco di pochi anni nell'organismo sono presenti tutti i suoi figli, nipoti e pronipoti che vanno dal protoattinio al radio, al radon, cosa, al polonio. Cosa provoca? Cosa provoca e il torio? Che termina soltanto con il piombo 208 che è lo prodotto finale stabile. Quindi è accertato che al poligono sono stati impegnati, utilizzati per l'addestramento. Cosa causa inalare questi, inalare queste sostanze? Significa cosa causa? Che nell'organismo aggiungiamo al torio e tutti gli altri prodotti che noi naturalmente abbiamo nell'organismo. Sono quindi tutti metalli. Prodotti che noi abbiamo nell'organismo, delle quantità additive di questo che è il nuclide più pericoloso per tutti i figli che genera e che nell'arco di 20-30 anni danno luogo a una radioattività complessiva sì. che, come ho detto, almeno 10 volte superiore a quella, tanto per fare i confronti con quella dell'uranio. Ecco, le analisi sono state fatte sulle ossa, c'è un nesso causa-effetto? Assolutamente. Bisogna sì o no? Ricordarsi assolutamente sì o no? Che non può essere individuale il nesso malattia causa prodotto, inalazione, sostanze. Questo nesso uno a uno è scritto su tutti i testi da decenni, non ha senso. Ha senso però domandarsi se si sono create delle condizioni per cui c'è una maggior probabilità di. Ho capito. E quindi l'aver certificato che nel poligono sono stati usati per addestramento missili al torio, che il torio è stato disperso, come anche certificato dall'ARPA della Sardegna, che ha evidenziato in alcune zone il superamento dei limiti. Allora, è chiarissimo, professore. Allora, sottosegretario Magri, indipendentemente dalle azioni della Procura, il ministro della Difesa Giampaolo Di Paola, l'ammiraglio Giampaolo Di Paola, ha detto che in ogni caso si faranno le bonifiche della zona. I soldi dove si prendono? I soldi si prendono dallo stanziamento ordinario della Difesa. Il ministro ha iniziato con 25 milioni di euro l'anno per 3 anni. Vorrei solo dire altre due cose. È stata fatta la caratterizzazione dei terreni da verificare. Sul torio ci siamo subito chiesti il problema e abbiamo contattato un poligono canadese nel quale sono stati sparati. E cosa le hanno detto? Loro non hanno rilevanza di discorso causa-effetto. Ma il problema... neanche lo fa. A me, io non mi permetto assolutamente di contestare quello che dice il professore, però il fatto che siano trovati nelle ossa di un certo numero di persone quantità di torio, collegarlo direttamente al Mister Milan mi sembra un po' complesso. Azzardato. Nel senso Beh, che faccio, il torio infatti. È un elemento volatile no. e potrebbe essere venuto in contatto. Non ho fatto questa correlazione. Sì, ma il professore non ha messo una fatto. Sottolineare piuttosto che diceva che era aumentato in presenza dell'uso di un poligono per tempi dell'ordine di più di 50 anni senza che si abbia la coscienza e la conoscenza esatta di quanto è successo voilà. in tutto questo interesse. Allora, la nostra Giovanna Massimetti ha raccolto altre testimonianze, noi lo ricordiamo perché si fosse messo in contatto, in collegamento con noi soltanto adesso. Stiamo parlando di un aumento che sembra cospicuo, però qui i dati sono ballerini, di malattie di leucemie e tumori. Scusi, i dati del Ministero della Salute dicono che non è così. Che non... Anzi, in assoluto c'è una minore mortalità in quell'area rispetto al resto della Sardegna e ai dati nazionali. Comunque vediamo queste testimonianze raccolte dalla nostra Giovanna Massimetti. Questa è la zona di Quirra, questo che vediamo qua giù è il poligono di Capo San Lorenzo. Quei capannoni lì, quello è della Vitrocisat e la Vitrocisat lavora nel campo tecnologico, elettromagnetico. Cioè il poligono di Quirra è un poligono sperimentale, è chiaro che, che si sperimentano sempre nuovi e più efficienti ordigni. L'uranio veniva usato già dalla guerra del Vietnam. Cosa stiano usando adesso non lo sappiamo. Allora, per esempio, il torio
è stato ritrovato dentro il poligono di Quirra, nelle matrici ambientali, è stato trovato nel miele, che è il torio, è cancerogeno, si sa, che il piombo è cancerogeno, si sa. Ci sono i dati inoppugnabili dei morti e dei malati. Nella frazione di Quirra, che si trova ad un chilometro dal distaccamento a mare del poligono di Capo San Lorenzo, tra la popolazione civile c'erano 12 casi di persone affette da leucemia. Ci sono state sempre queste malattie. Ognuno ci crede, qualcuno non ci crede. Comunque cercare i funghi lì non ci vado di sicuro. Se non è vero, perché il governo ha stanziato 2 miliardi per fare la bonifica? Oltrepassando questo cancello siamo già dentro la zona militare. La mia azienda come strutture è fuori, però come parte del territorio da adibire a pascolo è dentro i terreni demaniali. Conosco purtroppo anche molti miei amici, ho perso degli amici. Per noi è stata una crisi sopra la crisi questa del poligono, perché ha bloccato tutte le attività, le persone che producono non riescono a vendere. Quando si parlava di cause del decesso e della morte, non essendoci un registro di tumori, si diceva arresto cardiocircolatorio. Io ho stoppato il mio lavoro, l'ho stoppato nel 2008. In quel periodo lì avevo il telefono sotto controllo, in quel periodo lì sono successe troppe cose. Rapidamente, che siamo in chiusura, le assicurazioni del sottosegretario Magri sul fatto che non c'è aumento, non c'è incidenza appunto di aumento di tumori e relazione tra le attività del poligono e i tumori, basterà a rassicurare le popolazioni, i sardi, le popolazioni che vivono lì? Elisa, questo non lo so, se le popolazioni potranno essere rassicurate. Sono popolazioni che convivono con 35.000 ettari di zone sottoposte ad uso militare. Sono zone importanti per l'economia dell'isola, garantiscono molte buste paga, però al contempo il rischio da sviluppo come la sperimentazione che può essere fatta anche per controllare la tenuta dei gasdotti, come si fa per Das de Vogu, ed è uno degli elementi che sono stati esaminati dal procuratore di Lanusei, ma va ad incidere, dato che diceva il sottosegretario Magri, i dati epidemiologici della zona di Quirra sono addirittura inferiori a quelli del resto della Sardegna, allora dobbiamo prendere in considerazione le aree industriali di Porto Torres, di Porto Vesme, la piana di Ottana, allora, dove c'è stata l'industrializzazione. Grazie. E quindi allora sarà da fare un'indagine complessivamente, che l'ARPA Sardegna ha già avviato. Il 12 dicembre, ricordiamo, ci sarà il riapertura del processo. Vedremo cosa accadrà. Bene, grazie a Paolo Vacca, grazie a Gianluigi Magri, sottosegretario, e grazie anche a Evandro Lodi Rizzini per essere stato con noi. Adesso cambiamo la città.